Abbiamo parlato in questo periodo con tante persone che hanno attività nel nostro territorio e sono sinceramente molto preoccupate. E noi abbiamo visto che comunque la nostra amministrazione per il momento ha sospeso il pagamento dei tributi fino a fine maggio e poi si è fatto portavoce presso il governo di alcune richieste. Noi pensiamo che sinceramente tutti dovremmo fare qualcosa, il nostro comune dovrebbe fare di più di quello che sta facendo. E quindi venendo incontro al sindaco Seri che ha detto collaboriamo, abbiamo scritto queste tre mozioni, le abbiamo fatte distinte per votarle in modo distinte, sperando che almeno qualcosa riesca a passare. Insomma, nella fattispecie sono la richiesta della riduzione della Tari perché le attività chiuse naturalmente adesso non stanno producendo rifiuti e quindi ci sembrerebbe veramente ingiusto che dovessero pagarla. E quindi chiediamo al sindaco di farsi promotore, insomma, di questa richiesta presso ASET, che deve redigere il piano economico-finanziario. Insomma, adesso la scadenza è giugno 2020, non so se verrà prorogata, però ci sono i margini per poterla portare avanti questa richiesta e speriamo che Seri sia d'accordo. La seconda proposta è sempre sulla stessa linea di questa, insomma, segue la stessa logica, cioè riguarda la TOSAP, che è la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Molte attività sono rimaste chiuse in questo periodo, quindi perché dovrebbero pagare l'occupazione del suolo pubblico se in effetti non l'hanno occupato? Quindi chiediamo che vengano rifatti i conteggi e che ciascuna attività paghi per il periodo in cui è stata aperta e non per quando è stata chiusa. Tra l'altro, un'altra proposta che stiamo avanzando è quella di avere la possibilità, quando riapriranno, di utilizzare più suolo pubblico senza dover pagare ulteriormente altre risorse, perché dovranno farlo per rispettare insomma le direttive nazionali che vorranno appunto una distanza di sicurezza tra un tavolo e l'altro. Questo riguarda bar, riguarda ristoranti e il comune potrebbe prevedere almeno per quest'estate nelle zone dove non è ancora prevista la pedonalizzazione di farla proprio per rendere possibile a più attività, il fatto di poter usufruire degli spazi all'aperto per insomma, ospitare i clienti, ecco. E quindi se pensiamo per esempio alla zona mare, sarebbe bellissimo un lungomare, no? Senza il passaggio continuo di automobili. E poi la terza proposta segue anche questa delle indicazioni che ha dato Seri, la sua amministrazione. Hanno chiesto al governo di detassare gli italiani che fanno vacanze in Italia. Quindi, seguendo proprio questo filone di pensiero, ci è venuto da proporre che Fano faccia qualcosa. E quindi, per invitare gli italiani a venire in vacanza a Fano, si potrebbe pensare di togliere la tassa di soggiorno almeno per questa stagione estiva. E quindi, speriamo sinceramente che ci sia un bel dialogo, che non ci sia assolutamente chiusura ma apertura con il sindaco e con gli assessori, in modo che insieme si possa fare qualcosa di utile per la nostra città, ecco, che ne ha tanto bisogno in questo momento. Sì, beh, questo sicuramente. Avete contezza più o meno di quando ci sarà un consiglio comunale, quando si potranno discutere queste vostre proposte? Noi ne abbiamo proposte naturalmente come mozioni urgenti. Io ho già contattato la Presidente del Consiglio, Carla Cecchettelli, per farle presente, insomma, che sarebbe indispensabile discuterle presto. Mi ha detto che valuterà insieme all'ufficio di presidenza. Domani, per esempio, una buona parte dei consiglieri comunali e amministratori avranno un corso di formazione perché si ha intenzione di fare presto un consiglio comunale online e quindi ci sarà questo momento di studio proprio nella giornata di domani, domani e dopodomani. Quindi speriamo che sia breve, ecco.